Influenza nella stagione 2023-24, la più alta incidenza in 15 anni, i dati di Respironet. Banca Credit Pharma, utile netto ai massimi storici. A Cosmofarma 2024, il convegno, i numeri di bilancio tra ragioneria e magia. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Con circa 14.598.000 persone colpite da influenza e da sindromi similfluenzali, in Italia la stagione 2023-24 è stata caratterizzata dall'incidenza più alta da 15 anni a questa parte. Il bilancio arriva dall'ultimo rapporto settimanale di Respironet, il sistema di sorveglianza integrato, virologica ed epidemiologica coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. L'ultimo bollettino riferito alla settimana dal 21 al 28 aprile indica 226.000 casi stimati, rapportati all'intera popolazione sulla base delle segnalazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Banca Credit Pharma ha chiuso il 2023 con un utile netto di 14,7 milioni di euro, in crescita del 125,6% rispetto all'anno precedente. Si tratta del massimo storico raggiunto dalla banca. I costi operativi sono risultati in diminuzione dell'1,1%, attestandosi a 14,3 milioni rispetto ai 14,4 milioni del 2022. Credit Pharma evidenzia la capacità di crescere anche efficientando il modello di business. Il 2023, ha dichiarato Massimiliano Fabrizi, amministratore delegato di Banca Credit Pharma, è l'anno migliore della storia di Banca Credit Pharma. L'accelerazione dell'utile netto e la crescita del margine di intermediazione sono il risultato di un'attività commerciale sostenuta che ha portato a consolidarci come punto di riferimento finanziario per il settore delle farmacie. La partecipazione al convegno e i numeri di bilancio tra ragioneria e magia ha impressionato non tanto il numero consistente di persone e studenti presenti, ma per il tentativo di entrare nel pensiero delle persone attraverso i numeri in modo provocatorio. Lo ha dichiarato a filo diretto Franco Falorni, commercialista che tiene un corso di economia alla Facoltà di Farmacia dell'Università di Pisa. Falorni ha curato l'incontro che si è tenuto a Cosmofarma Exhibition 2024, dove ha portato i suoi studenti. Il convegno ha avuto come scopo principale quello di portare i farmacisti a ragionare su alcuni numeri, ha raccontato Falorni, a partire dalle parole di Marco Cossolo a proposito del momento irripetibile per la farmacia. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel.